amici del tubo, ben ritrovati qui sul canale di Sissimi, ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Siamo qui oggi con il quarto, penso, episodio di questa serie mensile del Moments of the Month. Oggi andremo a parlare, essendo i primi di febbraio del mese di gennaio, primo mese di NBA del 2018, in cui, secondo me, forse è il mese più importante di questa annata, in cui sono venute fuori tante magagne e tante cose buone di tutte le squadre. Eccoci qua, allora, come sempre su 2KMT Central, guardo di qua perché c'è lo schermo, abbiamo tante cose di cui parlare quest'anno e la prima cosa di cui andremo a parlare è la prima carta. Cominciamo dal fondo perché sono in ordine cronologico, però potete vedere qui, raga, questa carta qui, cioè 99 di James Harden, deve essere una cosa... 12 badge Hall of Fame, deve essere una roba fuori da ogni cosa della storia dell'umanità, praticamente. Non sono troppo d'accordo sul fatto di avergli già dato una carta Pink Diamond. Io avrei dato, dopo quella 96, una 98 e poi aspettare magari una prestazione ancora più incredibile della sua tripla doppia, record di franchigia con, e record NBA con 60 più 11 più 10, la tripla doppia con più alto numero di punti. Nessuno aveva mai fatti 60 facendo una tripla doppia, quindi meritatissima, deve essere una carta bestiale. E assieme a lui ha preso una carta momenti anche Chris Paul, l'avevo visto prima, eccolo qua, una carta ametista. Rockets che stanno ancora viaggiando all'inseguimento dei Warriors, hanno vinto tutte e due le partite che hanno giocato fino adesso, questo c'è da dire. Per quanto poi i playoff non penso si ripeterà questa cosa, però c'è assolutamente da dire questa cosa qui. Parlando dei Warriors, rimangono sempre in testa alle classifiche e c'è qui la cartina di Steph Curry che ha la cosa dello Star Game, ma dovrebbe essere semplicemente quella della partita di ritorno dall'infortunio, che è stato fuori una settimana, poco più, e ha sparato 40 punti in 20 minuti praticamente con 10 triple, cioè cose abbastanza imbarazzanti. Un 95 di overall che, come tutte le carte di Curry, devono essere una delle cose più della storia della Terra. Tra l'altro Curry, capitano della squadra dello Star Game, si sta sicuramente meritando questa carta. Non ho visto altre carte dei Warriors, ovviamente non farò tutto giusto, nel senso mi dimenticherò sicuramente qualcosa, quindi se me lo dimentico fatemi sapere. C'era anche una carta a momenti ametista prima di quella diamante, ovviamente, di Curry. Ah, vedo un Draymond Green zaffiro, forse per qualche bella partita, qualche tripla doppia, e la convocazione dello Star Game di Green avrei molto da ridire. Continua nella Western Conference l'incredibile marcia dei San Antonio Spurs, e dico incredibile perché sono tutto l'anno senza Kawhi Leonard miglior giocatore della squadra by far, e sono comunque in terza posizione. Vi faccio vedere gli standings, avranno giocato una partita in più, diciamo, a febbraio, ma insomma siamo lì, ecco, sono terzi a comunque 7 partite e mezza dai Warriors. Non sono un'eternità, sono tante ma non un'eternità, è veramente incredibile. E il fatto è che non si trovano carte momenti dei giocatori Spurs perché giocano di squadra, raga, cioè Aldridge fa cifre, All-Star Game, CC Cocò, però sì, cioè veramente incredibile sta cosa, raga. Hanno cominciato a girare bene anche gli Oklahoma City Thunder in questo mese di gennaio, finalmente hanno cominciato a fare delle win streak, a cominciare a far canestro, giocare un po' meglio. Anthony si è rassegnato finalmente a giocare da spot up shooter e non da isolamenti. Infatti vediamo qui la carta ametista di Russell Westbrook, non mi ricordo sinceramente per quale partita. Qui c'è quella rubino, è sparita, di Paul George, e c'è anche Terence Ferguson, argento, ma comunque una carta momenti dei Thunder, rookie dei Thunder, che sta facendo belle cose. E al momento in cui sto registrando sono quinti o sesti nella Western Conference, comunque sono più o meno pari, adesso andiamo a vedere, quinti, eccoli qua. Sono più o meno lì lì con i Timberwolves e i Blazers. Blazers che anche stanno sopravvivendo incredibilmente con Lillard e McCollum, che stanno sparando cose assurde. Qui McCollum vede una carta rubino, ma verrà sicuramente sostituita, ma ne parleremo nel prossimo mese se me ne ricorderò, del cinquantello in tre quarti da una carta ametista che non è ancora stata rilasciata. Segnalerei per la Western Conference anche la carta di Marcus Cousins, che purtroppo si è infortunato e non rivedremo più in azione per questa stagione, ma questa carta sicuramente vale la pena. Lui, assieme ad Anthony Davis, che anche lui ha preso una carta da qualche parte, l'ho vista prima, una carta ametista, eccola qua, sono una coppia che stanno impazzando. Sono ancora i playoff, i Pelicans, non so per quanto ci potranno rimanere, e al loro posto potrebbero arrivarci i Nuggets, ad esempio, di Jokic, eccola qua, carta rubino, anche questo Jokic, sempre le sue carte sono sempre super interessanti. Chi non è ai playoff ma degno di una menzione nella Western Conference è ad esempio Lou Williams con la sua carta momenti
Oh, ok. What the fuck? Vabbè, lo apro così, la carta a momenti, Lou Williams sta facendo una stagione assurda, sta tenendo a galla i Clippers assieme a Blake Griffin, che purtroppo adesso se n'è andato, quindi scenderanno, ma lui veramente partite assurde, si sarebbe meritato anche lo Star Game, forse. Lo Star Game lo farà sicuramente nei prossimi anni, ma intanto si è preso una carta ametista, Devin Booker, che sta facendo impazzire difese qua e là. C'è anche qualche Laker come Jordan Clarkson, ho visto Caldwell Pope, eccolo qua. Però sono in un momento, non c'è la foto, c'è in un momento un po' down della stagione. Per non parlare poi di Mavericks e Kings, che sinceramente sono molto 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 in difficoltà. Passando alla Eastern Conference, ed è la conference in cui si bisogna parlare di più in questo mese di gennaio, è tornato Isaiah Thomas, ragazzi, che non troviamo ancora qui nelle carte momenti, arriverà qualcuna sicuramente. Si è visto chiaramente per il momento come quest'anno l'alchimia e la costruzione della squadra non sia assolutamente buona, almeno non buona come gli anni scorsi. Abbiamo qui una carta abbastanza fenomenale, credo sia per il fatto di essere capitano, come quella di Curry prima, o per una partita, non lo so, ragazzi, se lo sapete ditemelo voi. Comunque, abbiamo la carta di LeBron James Diamante, che se la merita assolutamente tutta, perché sta facendo una stagione fuori da ogni confine del concepibile. Però i suoi Cavaliers non stanno andando bene, cioè raga, c'è poco da fare. Essere terzi 30-20 dopo 50 partite a 6 partite dai Celtics, e per fortuna che hanno vinto lo scontro diretto con gli Heat, se no rischiavano anche la posizione, la quarta posizione, è sinceramente abbastanza imbarazzante. Resta il fatto che la carta dovrebbe essere qualcosa di bestiale, vediamo se pure tira. Ha un onesto 85-84 da 3, quindi mi sembra anche un'onesta carta che possa tirare da fuori, quindi questa, se ci mettete una scarpa, diventa Dio sceso in terra. Dio sceso in terra lo diventerà fra un paio d'anni, se non lo è già, diciamo così, anche Giannino Antetokounmpo, che ha preso un'altra carta a momenti per non so, perché ogni partita fa qualcosa di incredibile, quindi ok. I Bucks, tra l'altro, bisogna parlare perché hanno licenziato Jason Kidd, scelta che pff, non lo so. Sul momento non avrei approvato, poi viste le prime 4-5 partite dico ok, forse c'era qualcosa che non andava. Siedono nella settima piazza, un po' pochino sinceramente, me li aspetto almeno sesti, ecco, che superino i Pacers. Dietro di loro, come potete vedere, ci sono i Sixers, e a rappresentare i Sixers c'è la carta di Ben Simmons, Rubino, che è un po' calato in questo mese di gennaio, però ha sparato comunque una tripla doppia e cose varie, quindi raga, cioè, calare e ogni tanto fare le triple doppie è un bel calare, diciamo questo. E abbiamo anche il nostro Joelone Trust the Process, che per chi mi segue su Instagram, link in descrizione, ha visto che ho preso la maglietta, non questa rossa che è molto bella, ma quella blu, una figata. A parte questo, Philadelphia 76ers, che si stanno combattendo l'ottava piazza al momento con i Detroit Pistons, che hanno appena acquisito Blake Griffin, che ha preso una carta a momenti quando ancora giocava ai Clippers, ma ve la segnalo lo stesso, anche se le carte di Griffin non sono mai troppo convincenti a mio modo di vedere nel gioco. E di Detroit invece, che è sempre a Detroit, è Andre Drummond, che è stato poi convocato allo Star Game, tra l'altro quest'anno, meritatamente, come l'avevo anch'io detto nel mio video NBA Vote, e si è preso la carta a momenti ametista per sinceramente non so quale partita, tendo a dimenticarmi nel corso del mese. Una sbrega di carte e momenti hanno preso anche i Raptors, che stanno viaggiando quest'anno con una sicurezza, secondo posto, a 2 partite dai Celtics, veramente lì proprio cattivissimi. L'ha presa Valanciunas, l'ha presa questo Van Vliet, che sta facendo delle cifre assurde nell'ultimo periodo. Gennaio ha fatto veramente delle cose incredibili. C'è una per Lauri, carta ametista da 90, e da qualche parte dovrebbe averne presa anche una DeRosa. Comunque, si stanno un po' delineando gli equilibri sia nella Western Conference che nella Eastern Conference. Non ho parlato nella Western Conference dei Timberwolves, che sono sempre quarti, sono lì, costanti, non hanno grandi strisce di vittorie, ma non neanche di sconfitte, quindi sono lì lì 33-22 solidi al quarto posto. E nella Eastern Conference segnaliamo giusto il ritorno di D'Angelo Russell per i Nets e il ritorno di Zach LaVine per i Bulls, che ha esordito no, con la nuova maglia, che è stato tradeato quest'estate per Jimmy Butler. Non vedo carte momenti, ho visto quella di Markkanen da qualche parte. Eccolo qua, addirittura un Rubino. Beh, ci sta, perché sta facendo una buona stagione. Potrebbe essere preso nel coso del Rookie of the Year, assolutamente, almeno nel discorso può esserci preso assolutamente. Eccola qua la carta di DeRozan che cercavo. Un po' in down, devo dire, mi sono dimenticato i Washington Wizards, che quest'anno sono un po' martoriati dagli infortuni, ma sono comunque quinti, quindi non si butta a essere quinti pieni di infortuni. Stessa cosa vale per i Celtics,
quieti quieti, con Irving che ogni tanto salta una partita, Horford che ogni tanto salta una partita, quieti quieti, 37-15, primi nella Western Conference, puliti e pronti per i playoff a sfidare Raptors e Cleveland. Sui Magic e gli Hawks poco da dire, Hornets ancora meno, i Knicks sono andati un po' così in caduta libera e niente, anche per questo mese è tutto, penso di avervi segnalato le carte più interessanti. Giusto piccola menzione dopo Ben Simmons, la facciamo anche a Donovan Mitchell che sta continuando la sua ascesa. Lui è salito nel mese di novembre a dicembre, però anche a gennaio ha ottenuto altissimo livello, carta rubino per lui strameritatissima. E con questo possiamo concludere. Lonzo non c'è perché praticamente a gennaio avrà giocato due partite. Gli altri rookie così così. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se le proverete le carte, fatemi sapere se le avete trovate, insomma fatemi sapere, correggetemi se ho sbagliato qualcosa durante il video. Ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella.